Ciao ragazzi, registro quest'intro brevissima per annunciarvi che questo è ovviamente l'ultimo video del 2023 e noi ci vediamo l'anno prossimo, precisamente il 10 gennaio, con nuovi format per YouTube. Vi invito inoltre a guardare il video fino alla fine perché è molto divertente e spero che questo nuovo format vi possa piacere. In più, vi lascio qua in coda due clip di anteprima su quello che vedrete all'interno di questo video. Un saluto a tutti. Poi, se avete magari il pubblico un pochino più one hand, portate via e insomma fate quello che volete. Cioè, non è giustificabile, perché io non mi farei operare dal cuore da uno che non sa operare al cuore, poi dico, vabbè, mi ha ucciso, poveretto, ci ha provato. Cioè, le buone intenzioni, basta portarle come sempre scusa per fare Sì, le sì, cose. No, sì. non è così. Ciao ragazzi, ciao Nick, altro video reaction, però da questo video vogliamo un po' segnare un tracciato nuovo, visto che tra l'altro ci sono mille novità in Talking Magic, quindi fare delle reaction sia positive che negative, ma con di base non fino in fondo il politicamente corretto e quello che secondo noi è quello che stiamo vedendo in tutta onestà, perché lo sappiamo tutti, ma nessuno ha il coraggio di dirlo. Uno dei problemi che si incontra spesso in prestigiazione, ma in qualunque lavoro, che sono sempre tutti belli, tutti bravi, Sì, poi quando vai a assolutamente. stringere non è proprio così. Assolutamente sì. Magari non sempre faremo dei nomi, non è carino, elegante, cioè il limite può essere l'eleganza, fare dei nomi ok, ma qualche faccia la faremo vedere e daremo la nostra opinione, ma sia nel bene che nel male, per carità di Dio, Assolutamente. anche perché siamo stufi. Sono anni, soprattutto io, che vengo attaccato perché faccio tutorial, perché faccio e quindi questo essere messo, di conseguenza noi adesso messi in un calderone, quando il nostro operato, che piaccia o non piaccia, buono o non buono, è indiscutibilmente diverso da quello di molti altri che, Assolutamente. passatemi il termine, si improvvisano maestri piuttosto Certo che che sì. tutorialisti e via dicendo. Yes. Quindi niente. Senza dover entrare a fare raccontare la storia dei paladini, noi abbiamo sempre fatto quello che abbiamo fatto perché ci mettevamo il Esatto, cuore ma non e è. la passione Ma fortissima in in che mondo è tutto. mondo, in qualunque gala di magia dei club, le recensioni sono sempre bravi, positivi, tutti in piedi, sempre tutti. Poi tu dici, ma l'unico che ho visto io è quello sfigato in cui c'erano quattro cani. No, è che si spendono sempre buone parole, vanno i maghi in televisione, se sono di una fazione, bravissimo, cose straordinarie, se sono dell'altra fazione ha fatto cagare. Cioè, iniziamo a dire le cose per quello che sono e soprattutto magari motiviamo, a differenza di come fanno mille altri, motiviamo le nostre parole, che questo è Assolutamente sì. fondamentale, che piacciono o non piacciono, che poi il bello è anche non essere mai d'accordo su tutto, sennò che noia. Certo, E assolutamente. quindi direi di Sì, guarda, iniziare. io allora prima di addentrarci nel vivo su questo spirito, ti voglio mostrare la sigla che è stata realizzata apposta per questa Io non serie. conosco, tra No, l'altro. Prima reaction onesta. Gastone si è rifiutato, quindi a te l'onore. Faccio partire? Prego. Ты готов сыграть? Да. Подожди. Миш, у меня для тебя одно важное признание. В отличие от тебя трехлетнего, я 40-летний лоб. Играть в шахматы не умею. Поэтому мы тебе нашли достойного противника. Я приглашаю в эту студию 12-го чемпиона мира по шахматам. Международного гроссмейстера, заслуженного мастера спорта СССР Анатолия Карпова. Ok, perfetto, questa era la sigla. Ora dalla regia mandateci il video. Una cretinata era Esatto, no, obbligatoria. ci sta. Ah, tengo a precisare, qualunque video passerà all'interno di questa rubrica, spesso non sarà cercato. Non è che attacchiamo una scuola o un'altra, ce li sottopongono, ci Sì, capitano sotto gli occhi e sono i video che nelle quattro mura, nei locali, quando siamo tra di noi, non riusciamo a non commentare. La differenza esatto. è che adesso li commenteremo alla Esattamente. luce del sole. Premessa, io quasi nessun video che mi faranno vedere l'avrò visto, perché non guardo video. Quasi mai guardo cose di altri prestigiatori, perché
Non guardo neanche i professionisti, figuriamoci Assolutamente. i tutorialisti piuttosto che. Quindi per me sarà quasi sempre tutto nuovo, lo dico proprio perché non è creato niente a tavolino e ci tengo a dirlo. Yes. Ma io ho chiesto esplicitamente invece di non farmi vedere prima i video per avere Ah, a perfetto. freddo, no? No, a caldo, al contrario. A caldo. A caldo. Vabbè, allora io inizierei dal titolo. Come leggi bene tu? Come? Come far diventare una magia banale in un miracolo? Spiegazione, effetto di magia con la psicologia. Beh, E già allora, qua. le premesse, cioè, non, a parte, vabbè. Non è proprio italiano. Vabbè, però le premesse Come far comunque. diventare una magia banale un miracolo? Vabbè, dai, sarà scappato. Vabbè. Però, cioè, se Vediamo. parla davvero di questo in maniera seria, chapeau. Sì. Allora, diciamo, io dal fermo immagine non so se lo conosco o no. Cioè, magari ci siamo incrociati in qualche evento, però così non è che è una persona che io conosco, No, dico la mai verità, vista, eh. mai vista. Facciamo partire? Ciao ragazzi, come state? Sono strafiero di annunciarvi che da oggi in poi comincerò a caricare qualche volta, ok, quando me la sento, qualcosa inerente alla psicologia, quindi come gestire lo sguardo dello spettatore, come trarre una magia da una cosa semplice a una cosa molto più complessa, dal far percepire quel trucco più potente di quello che è. Far vedere allo spettatore una cosa quando in realtà è un'altra, vedere tutto quello che c'è dietro un trucco. Insomma, fatemi sapere se questa categoria vi possa piacere e vi possa interessare, insomma, no? Intanto interrompo, eh. Beh, la premessa è buona. Sì, assolutamente, infatti, Premessa sì. totalmente Diciamo che da effetto a trucco mi è passata un po' la magia, però. Esatto, l'utilizzo della parola trucco non è il massimo, però vabbè, Ma dai, sì, oggi dai. parleremo nella prima lezione dedicata per l'appunto alla psicologia, a come far nascere nello spettatore, cioè come praticamente far sembrare un trucco tanto banale, un trucco davvero sorprendente. Lo andiamo a imparare oggi. Direi di partire subito con la performance e poi ve lo vado a insegnare e ovviamente a spiegare tramite la psicologia. Ok? Guardate un po'. Guardiamo un po'. Ovviamente tutte carte differenti, ok? Si può mescolare quante volte si vuole. Ok? Aspetta, per esempio, io intanto dico cose random. Sì. Cioè, questa è una frase che io già sento dire tante volte e non l'ho mai capita in vita mia. Cosa vuol dire? Si può mescolare quante volte si vuole? È È la una cosa che mi legge. lascia sempre di cuore, che non dice solo lui, però è una cosa che mi ha sempre fatto sorridere. Sì. Ok? Queste robe qua. Tutte diverse. Grazie. Lo spettatore qua sceglie una carta, ok, come potrebbe Sì, un essere po'. questa, ok? E la guarda e la ricorda, ok? Ok. Ovviamente qui, Scusi, in questi questa ok. situazione qui, possiamo tranquillamente dire allo spettatore di tagliare e mettere la sua carta dove vuole, ok? Lo facciamo insieme, ok? Ok, Vabbè, guardate. vediamo la fine, non so. Però, allora, qua per esempio già c'è un problema di base enorme, che non ha studiato la tecnica, la mossa. Sì. Perché questa non è che si vede perché è in video, perché Si sembra che divenga una vede parete di perché. 3 secondi e Certo. poi quindi l'alpass Sì. non lo commento neanche. Facciamo così, eh. Spettatore taglia. Guardate, ricordatele per l'ultima volta. Ok, è completo. Ma non tocco sul verde, tocco sul rosso. Errore. Lescino. Che Di ora due. domanda, non ti riguardi, non lo, perché non lo rifai sto tutorial? Sì. Non capisco. Forse un'unica carta è diventata rossa. L'unica che è diventata rossa. Ok. Spero sia la tua. Convincere un po'. Dimmi che carta era. Dimmi. 4 di picche. Esattamente. Il 4 nero di picche. Fra tutte le carte, l'unica di dorso differente. Quindi cerca go qual Padam. era? Non ti è piaciuto? O almeno non troppo? Perché potrebbe essere ancora più strano se il 4 di picche viene letteralmente chiuso nel mazzo verde e la carta possa tornare. Così, di colore verde. E tu, l'unica carta che hai visto di colore rosso. Mi spiace, ma non riesco a farvi vedere, ma non c'è mai stata.
Voilà. Ve lo vado subito ad insegnare con la psicologia. Perché la psicologia? Non sto capendo. Non lo so. Guardiamo la... Sì, boh, ci sarebbe... Commenti sulla performance? Questa roba qua mi... Il commento mio sulla performance è guardati il video, cancellalo e rifarla da capo. Tante sporcature che non hanno senso di esistere in video. Capitano tutti, non sto dicendo sì, non sì, sei capace. Però hai flashato, capita, ok, ho flashato, ho il vantaggio di essere in video perché non lo rifaccio. Devo girare le carte... In questo modo mi si rompono, lo rifaccio, non sì, è che sì, sì, sì. Cioè, purtroppo, e non dico che sia quello il motivo, ma quello che passa a me come messaggio è non ho voglia. Cioè, lo faccio una volta, non lo sbatti di fare le cose fatte sì, bene. Purtroppo, sì, che magari non è l'intenzione di questo ragazzo, però quello che leggo io è questo, non so tu. Sì, ci sono sì. Sì. In più, oltre a io vedo anche una un po' di insomma qualche lacuna sulle conoscenze, perché se questo è il tuo modo di... Ma io non ho capito perché fa questa roba qua. Credo che fosse per dare l'impressione di doppia, sì, di una doppia che non è una doppia, no? Che non c'è bisogno, perché tanto non la faccio vedere. Cioè io non l'ho ancora fatta vedere sta carta. Quindi posso prendere sì, una singola e all'ultimo fare la doppia, quello sì, che non riesco a capire. Sì, non lo so, credo che sia una sorta di tentativo di non lo so. Ce lo dirà lui. Che altro, sto cercando di trovare tante giustificazioni perché io... Che magari ci spiega adesso, Sì, sì. La cosa fondamentale è che in tutta la performance io non ho visto niente di psicologia. Cioè, ha fatto relativamente male il Chicago Open. Ragazzi, benvenuti alla spiegazione di questo fatto. Tra l'altro, e qua un pochettino mi viene nervoso, inizia dicendo vi faccio vedere un gioco, come rendere un gioco banale, il sì, Chicago sì, Opener banale, vabbè. Fantastico gioco reso tanto forte e potente, ok, e ve lo vado a spiegare rifacendovelo e dicendovi tutti i consigli sulla psicologia, ok? Quindi questa categoria non è un farvi vedere bene l'effetto da vicino, poi spiegarvelo, dirvi ciao e buonanotte, arrivederci. È un darvi letteralmente un consiglio che va da A alla Z e darvi tutti i miei consigli per fare quell'effetto e vedere tutte le cose che possono avere a che fare con la psicologia nel distrarre lo spettatore. Ve lo faccio subito vedere. Allora, innanzitutto bisogna avere un mazzo completamente, ovviamente, mescolato e io uso le cohort verdi che dentro avevano già una doppia dorso creata. Ok? Quindi voi potete tranquillamente utilizzare un mazzo di bicycle standard blu, rosso e avere a seconda la doppia dorso. Ok? Si parte così. E io già qua do un'immagine potentissima allo spettatore, perché se io arrivo e faccio questo. Questo modo di toccare gli oggetti, dall'impressione tu arrivi così, ok, questo non ha voglia di essere qui. Questo sì, è quello no, che mi trasmette da spettatore. Cioè, a me proprio sembra, anche qua, a me personalmente, sarò una vecchia scuola, mi dà proprio l'idea di scazzo. Sì, esatto. Cioè, esatto. Come se devo fare un concerto, mi siedo, tiro fuori il violino. Sì, sì, sì. Proprio... Arrivare così è come dire, non lo voglio, non me ne frega niente. Io faccio così qui. Quando mi chiedono di fare un gioco e non lo voglio. Ok. Come ci fai un gioco? Sì, tu lo fai come convincere perché così non esatto, c'è la doppio dorso. No, a me personalmente questa cosa non piace per niente. Vabbè. Poi sono busche. Queste carte sono sempre verdi. Ok? Sono sempre verdi perché sono uscite da una scatolina verde. E io non continuo a dire, le carte sono verdi, le carte sono verdi, sono diverse. Ma sono verdi, Che in realtà è quello che ha fatto in sono verdi. Performance. Non lo continuo a dire, non lo dico mai. Io nella performance non ti ho mai detto. Sono tutte verdi. Adesso voglio andarlo a vedere. Ok. Tutte diverse. Allora, ragazzi, oggi trucco tanto banale. Regia. Ok. Guardate un po'. Ovviamente tutte carte differenti. Ok. Si può mescolare quante volte si vuole. Ok. Ok. Tutte diverse. Lo spettatore qua sceglie una carta. Ok, quindi per lui la psicologia è non dire verdi, dire diversi. Far vedere che sono verdi. Anziché dirlo. Però ha senso quello che dice, noi lo sappiamo, in un mazzo in cui non lo sono veramente. Sì.
Cioè qua è paradossale, tu qua le puoi far vedere tutte verdi, infatti le hai fatte tutte verdi. Cioè questo sì. concetto, io ho sì, un astuccio rosso, un mazzo blu con una carta sopra rossa. Ok. Così è la psicologia contro di me. Perché non faccio vedere una cosa che posso far vedere. Mi sembra un attimino... Cioè, boh, a me dà sì. l'idea, ripeto, mi posso sbagliare completamente. Sì, per una Lui aveva visto dei video che gli hanno affascinati come concetto e hanno voluto fare, ma... Sì, sì, ma non ha capito, probabilmente non era a fondo. Ti ho mostrato cosa un bel visto? Ventaglio. Di tutte le Magari se c'è lo spettatore qua, gli mostro tutte le carte differenti. Come si fa a preparare questa carta da qui, sotto rossa? Ok, ecco, come si fa? Allora, io magari nella performance ho dovuto un attimo chinarmi e girarla qua, ok? Perché qua magari voi non avete visto che l'ho girata, ok? Sì. Ci sono vari modi, ok? Per trasformare una carta... Anche qui, scusami, magari voi non avete visto che l'ho girata, ma ti sei riguardato? Sì. È palese che la giri. Tu stesso dovevi vedere che si vedeva eventualmente rifarlo. Sì, vabbè. Doppio dorso da così a così per iniziare a fare le... Poi non c'è nulla di male a rifare le cose quando capitano, per YouTube noi su Social Magic le rifacciamo. Esatto, ci mancherebbe, soprattutto perché sei in video. Perfetto, si può fare tranquillamente così, si può tagliare questo mazzo sopra così, questo sopra così, abbiamo la carta questo. Rossa qui e qua la buttiamo sotto così. E si vede? Sì. Sì, aspetta, scusami, mi sono perso un po'. Anche qua lui si è reso conto che ha detto una stupidata. Abbiamo sì. Ma cosa no? Scusami, ho avuto errore perché non ho capito cosa ho detto prima. La buttiamo sotto così e diventa rossa. Non so usare questo telefono. Cosa devi fare? La valuta. Ah, ok. Abbiamo la carta rossa qui. Ma lui si è confuso. Cioè, allora lui parlava del Half Pass, no? No, che lui l'ha fatto così perché dice però potete fare una cosa di questo tipo e qua si confonde. Ah, fa il Browie. Fa il Browie, se la trova qua. Ah sì, e adesso... E allora come risolve? Gira, la porta a vista e poi la mescola. Quindi no. Si vede. Sì, sì, sì. Guarda. Ok, ok. E qua la buttiamo sì, sotto sì, così e diventa rossa. Quindi vuol dire non avere per niente competenza. Cioè, se prima sono stato gentile, adesso inizio a girarmi i coglioni. Sì. Cos'è? No, adesso devo provare questa cosa, scusa. Cosa che è? No, fallo... Così è finta. No, lo faccio come farlo, credo. Devi spingere. Ma lui che non ne frega niente delle carte, le più che può anche fare così. Sì. Vabbè. Ma qui cos'era quello che io vi volevo anche insegnare? Che voi potete tranquillamente fare questo. Non questo, perché ovviamente no. Qui c'è la carta verde, no? Però potete tranquillamente fare questo. Dire, qua ho un mazzo di carte completamente normali. Ok, magari iniziate così. E fate vedere così. Ovviamente non fate vedere qua, no? Quindi state così. Bam. Qui non potete girare perché è rossa. Ok? Sta inventando. E qui, la cosa figa che a me mi piace fare... Scusate, questa carta rossa deve andare sotto. E fare questo. E andare così nel ventaglio a sistemare le carte. E guardate io quello che sto creando. Io qua mi metto così, magari nel post production, in post produzione, vi zoomerò bene questa immagine. Io qua inconsciamente, io questo lo faccio tantissimo dal vivo. Io qua inconsciamente ti voglio far vedere le ultime carte, perché sono stronzo io. Scusate il termine. Ma io questa inconsciamente te la voglio far vedere, quando in realtà qua nascosta c'è la rossa. Ma io questa te la voglio fare vedere. Quindi, se ci abbiamo la rossa come carta finale, ok, e io faccio un ventaglio, è quasi impossibile che si veda. E già questo è potentissimo. Mazzo verde, faccio un gioco normale, lo spettatore non sa io cosa sto per fare. E ti vado a fare questo. Ma raga, ma ok, qua stiamo attenti a non sbagliare queste due. E se anche si sbagliano un pochino così, io sto attento e te le rimetto a posto. Bam, e ti sto così con le carte, perché queste te le voglio far vedere fino all'ultimo. E qua non mi piace chiudere da questo lato qua, ma da questo. Vabbè. E faccio questo. Mi piace così. Che tra l'altro poi tutto il pippone all'inizio. Eh no, perché io non avevo bisogno di farti vedere che sono verdi, adesso invece te le voglio far vedere fino all'ultimo. Sì, vabbè. Sembra che stia inventando strada facendo. Secondo me si è incartato a un certo punto e da qua in poi si sta buttando dentro. Sì, non ma chi se ne frega se c'è una carta rossa?
fregatevene. Poi al tavolo ci sono piccole sottigliezze, potete tranquillamente portarle un pochino in side jog, quindi side, lato, jog, tra virgolette, fuori, c'è l'out jog qui, c'è il behind jog, c'è il jog. Side jog, c'è quello che volete, e da qui, ovviamente avendo la ultima, stendete, sono tutte carte verdi, io qua ridò l'immagine che è un mazzo verde, qui bisogna stare attenti, ok? Qua ridico che è un mazzo verde, qua posso anche dirti, guarda, sono tutte diverse, per l'ennesima volta, ma non ha senso, perché io non faccio un trucco di magia ad un mio amico e dico, guarda, sono tutte diverse e sono tutte verde, sono tutte diverse e sono tutte verde e scegli una carta, no, se io arrivo così, e ripeto, questa è la parte più figa, ovviamente questa qua, io la preferisco sempre avere in cima così, se voi arrivate così, ti faccio un gioco, bro. Però già qua, capisci? L'ottica è... devo fare il gioco ai miei amici. Tu mi dici... Vuoi dirmi stop oppure... Ma sì, dai, dimmi stop. Ok, prendi quella che vuoi. Queste le riportate su. Scusate che ho messo male il tappetino. Ok. Queste le riportate su e io qua posso ristendere tutte le carte e ti ridò l'immagine che è un mazzo verde. Inconsciamente. Quindi lo vuoi far vedere o non far vedere che sto mazzo verde? Non è che tu hai scelto una carta. Ok, ricordatevela. Ok, non è che bam, 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 bam. Guarda, ti stendo un mazzo di colore verde. No, io lo stendo, ti faccio vedere inconsciamente al tuo cervello che sono verdi, raccolgo tutto e qua le raccolgo disordinate. Perché io sono sempre un passo avanti allo spettatore, se le raccolgo disordinate ho tutto il tempo per fare questo sotto e non farmi vedere. Infatti se io sono così, raga, io qua sto giocorellando con la carta dietro così e voi non vedete. No, no. Per prendermi un caffè, fare questo, girare. Problemi proprio. Inizia dalla base. No. Se lo spettatore taglia, prossime... vuole mettere la sua carta? Prima delle prossime sottigliezze. Ma veramente vuoi fermare ancora il commentario? No, non lo so, forse io sono buono, però io sto capendo che dove vuole fare. Cioè lui si è innamorato, ha visto questa cosa, magari ha visto un video, magari anche tuo, o qualsiasi cosa dove si parlava di questa roba qua, e adesso, cioè, ah, allora è così che si fa, e quindi con le sue due cose, perché se siamo a livello che non so, che questo si chiama in jog, lo chiamo behind in jog. Sì, sì, sì. Behind jog è bellissimo. Però effettivamente è front, è davant, è behind, sì, sì. Avanti e retro. Forward jog. No, e poi si vede che non c'è un minimo, non c'è niente. Non c'è tecnica, non c'è concezione, non c'è esperienza, non c'è niente. Ma a questo punto, vabbè, lo dico dopo. Ora, quello che mi spaventa, scusa, io non lo conosco, non conosco la sua storia. Ricorda molto Stefano Nobile, sì, come parla, sì, com'è. Sì. Ora, il problema è che a volte non ha, è come dire, criticare il figlio quando ha la colpa dei genitori. Il problema è che noi non sappiamo se per lui, metti che ha incontrato veramente Stefano Nobile come unico prestigiatore, che abbia comprato i suoi Akan, abbia fatto scuola con lui, lo reputa, perché non ha avuto confronti esterni, come uno valido, quindi è accettabile. No, ecco, io su questo credo che le intenzioni siano buone, cioè non è fatto perché esatto, devo fare... Esatto, l'intenzione è buona, però cioè, come poi non rendi conto, e io quello che invece non capirò mai, qualunque sia l'intenzione buona, come poi non rendi conto che quando dici non flescia, fa un rumore della Madonna, sì. Ha flashato quando non doveva, la domanda è non ti riguardi il video? Sì. Cioè, che il problema qual è? Che tu puoi avere tutte le intenzioni buone di questo mondo, ma io fruitore finale, guardo questo video, non è credibile per me, fruitore finale, non Diego Allegri in quanto esperto di, per una persona normalissima, sì, sì, sì. Perché dice qua non si vede, si vede, qua non si deve vedere e lo vedo, cioè allora, lo prendo come non un insegnante valido. Questo video ha due effetti. O prendi e ti fai poi, insomma, fai una brutta figura con chi qualcosa sa. Strada 2, travi chi non sa niente che si imbatte in questo. Ma questo video non deve proprio esistere. Un secondo. Cioè, anche il fatto ma che... Se vuoi partire, vieni qua e fai la reaction. Ma parla anche da fuori. Okay. Ma è quello il discorso. Cioè, non è giustificabile, perché io non mi farei operare dal cuore da uno che non sa operare al cuore, poi dico, vabbè, mi ha ucciso, poveretto, ci ha provato. Cioè, le buone intenzioni, basta portarle come sempre scusa per fare le cose. Sì. No, non è così quando si entra nell'aspetto artistico-lavorativo. La buona intenzione non basta, certo. Perché se non è supportata da conoscenza e da sacrificio-allenamento, la buona intenzione da solo, tutti possiamo fare tutto. Sì, sì. Vabbè, sì. Ci abbiamo provato. Certo. Apri una birreria, non sai fare le birre, non sai fare niente, poi chiude.
ma poverino, ci hanno provato. Vabbè, ma infatti, visto l'ottica qual è? L'ottica è qua, l'ottica qui è, io vado a fare un gioco con mio amico. È quello il discorso, però a me girano le scatole perché non è che i tutorial fanno male. Questi tutorial fanno male. Beh, è quello che dici tu. Non c'è niente di male a non sapere le cose, però tra tutti quelli che non le sanno, perché sei quello che deve venire andare a spiegare agli altri? Quello è il discorso, quello è il discorso. Io non abbiamo mai visto che carta è sotto perché non ce l'abbiamo mai fregato di che carta è sotto. Non ho capito cosa. E lui fa questo. C'è 10 minuti per parlare ancora di sta cazzo di carta. Non lo so, è ridicolo. Voi potreste dire, sì, ok, se c'è lo spettatore stronzo che mi fa questo, e ne ho avuti, 4 di cuori, carta scelta. 3 a 2 vuoi? Metti il 4 e taglia. Se c'è uno spettatore che mi dice che fa questo, che non è stronzo lui. E la carta si vede. Non è stronzo lui. No. Qua arriva la genialata di non mi ricordo chi. Si è già trasformato, tu hai lanciato la tua metà e lì dove hai tagliato la carta si è toccata e si è già trasformata. Hai fatto tu la magia. Qua io faccio questo. Questo mi è successo. Li allontano. Non me ne frego di quelle. Il problema è che ha fatto vedere quella sotto, non che ha fatto vedere quella rossa. Il problema è che ha fatto vedere quella sotto. Non lo sto capendo. Il problema dice lo stronzo perché l'altro si vede quella sotto girata, ma non rossa, si vede una sotto girata. No, no, lui penso che quella sotto girata l'abbia fatta vedere perché per la spiegazione. No, lui dice lo spettatore stronzo che me le butta e si vede questa. Si è toccata. No, guarda. Sotto. No, è incidentale. Quindi si autofrega da solo. Fa vedere l'ultima. Quindi fa vedere un altro problema che non ha, a cui non ha pensato. Sì. Cioè, io mi fermerei qua. No, io adesso voglio andare fino in fondo, voglio torturarti. Io vado via per voglio torturarti. La carta si è toccata e si è già trasformata, hai fatto tu la magia. Qua io faccio questo. Questo mi è successo, Le allontano, non me ne frego di quelle. Prendo queste, prendo il break, appoggio la carta e allontano. Ovviamente questa qua, scusate, è un po' curva, ok? Non so cosa appoggio succede. La carta. Aspettate che... Ok. Poggio la carta, non me ne frego di queste e di queste. Ti dico, scusami, che carta è la tua? E questo così. E preparo il mazzo perché mi servirà per fare una roba. 4 di cuori, la tua. Bene. È assurda, qua l'ho già scaricata. Qui c'è il momento di grande tensione. E io nella performance ho fatto questo. Madonna. Voilà. E l'ho scaricata. Ok? Inventato. Quindi, ma ci sono tantissime sottigliezze per un trucco tanto banale, raga, perché questo è tanto banale. Ma no, potete far diventare un trucco tanto banale il trucco del secolo, perché lo spettatore vede questo. Bam. E poi vede questo. Bam, una carta che diventa rossa. È uno spacca cervello questo per uno spettatore, capite? Ed è tanta roba. Ah, raga, è tanta roba. C'era un'altra sottigliezza che adesso non mi viene in mente, porcaccia miseria. Che volevo insegnarvi, ve la volevo regalare questa idea qua. Ah, è questa. È questa, raga. Abbiamo la carta scelta dallo spettatore 4. E io faccio questa con una carta. Faccio questo con una carta. Vedete cosa sto facendo? Io inconsciamente magari anche faccio vedere che dietro è verde, ma chi se ne frega. Ah, ma sì. Come? Faccio questo. Quando io prendo la doppia con la carta dello spettatore, ok, e lo rifaccio. Faccio lo stesso gesto di prima. E se io, con quello che facevo con una carta, lo ripeto con questa. Ed è la tua. Avete capito? Io rimetto nella testa dello spettatore lo stesso gesto. E qui, ragazzi, è troppa roba. Ma se lo fai veramente? Era la tua. Qua è side job. Bam. 4 di picche. Sì. Bam. Qui lo posso prendere. Lo posso lasciare qua. Non so se... Dirti. Wow, ti è piaciuto il gioco? E qui, raga, posso fare questo. Non dire cose per questo. Mettermela in tasca così. Io una volta l'ho fatto dal vivo. Ho letteralmente preso la carta così. Me la sono messa in mano così. L'ho stretta e l'ho messa in tasca. Che perché non è capace di parlare. È troppo potente sto gioco. Dal vivo. Ho letteralmente preso la carta così. Me la sono messa in mano così. L'ho stretta e l'ho messa in tasca. Che gli spettatori non hanno visto. È troppo potente sto gioco. Poi se ci avete magari il pubblico un pochino più... One hand... Portate via e c'è il pubblico one hand. Se c'è il pubblico one hand. Poi se ci avete magari il pubblico un pochino più one hand, portate via e insomma fate quello che volete. Avete lo spettatore da qui a qui, fantastico.
Siete così? Rilassamento. Pollice. Tira giù una carta. Ah, cos'è l'upping? Ok, l'ho già liberata. Fine. E qua posso far vedere il mazzo. Capite? Raga, questo era quanto, insomma. Spero che vi sia piaciuto. Era da un bel po', sinceramente, che vi volevo portare una cosa del genere. Perché ho detto, ma perché non porto la psicologia? Cioè, quello che c'è dietro un effetto. Cioè, è comunque un tutorial, perché lo farò uscire comunque, penso, come giornata di tutorial. Però vi regalo la parte psicologica che c'è dietro. Vi dico veramente tutte le sottigliezze che magari mi sono venute in mente per quell'effetto. Perché potete trasformare un gioco tanto banale come una carta, che banale non è, perché... è ecco. Questo. Tac. Ok. Bam. È okay, troppo forte, capite? Lo spettatore dirà, ma dove è uscita la carta rossa? Abbiamo superato quel limite. Poi ovviamente ci sono quegli spettatori che hanno magari... Io posso anche far sembrare questo mazzo rosso. Tolgo via la scatolina verde. È quello del concetto iniziale. Poi non viene un po' più. Arrivo con la scatolina rossa, tiro fuori questo e sto così tranquillo. No. Lo lascio là, anche magari che si veda anche la verde, ma chi se ne frega? Chi ce ne frega? E ti dico, scegli una carta per favore di faccia. Ma se non ti frega niente, puoi anche andare a fare un'altra cosa, Scegli anche tu. Per esempio. C'ho tre spettatori che hanno scelto tre carte diverse. Qua non pongo attenzione. Vado via e dico, wow, avete scelto tre carte. Mi dici di che dorso è? Verde. Oddio. What? E qua avete la scatolina rossa, eh? Fate finta, è la scatolina rossa. Ed è già questo un mismatch assurdo, ok? Fate finta che avete la scatolina delle cohort rosse qua. Già questo è tanta roba. Ancora di più e ancora di più. Ma quando girate il mazzo e sono tutte verdi e non sono mai state rosse? Se lo spettatore vi vede arrivare con una scatolina di quel colore, il mazzo subito per lo spettatore diventa di quel colore. Ecco, il problema è che adesso... A qualcuno verrebbe da dire, vabbè, ma avete trovato, avete preso uno che... no, tanti sono così, tanti sono sì, così. Noi non ci siamo andati ad attaccare a questo ragazzo perché no, assolutamente. Ci è capitato. E ripeto, esula da i tutorial sono giusti, sono sbagliati, è giusto o sbagliato farli, esula da quello. Ma quando porti qualcosa sotto gli occhi della gente, devi avere la preparazione minima per poterlo fare. Cioè, non io impazzisco. Vabbè, sì. Io direi di chiudere il video qua. Sì, no, ma perché... mi sto già pentendo di questo nuovo format. Che nuovo non è. Perché nuovo non è. Perché? E perché non so cosa succederà. No, boh, mi fa un po' di nervosismo, perché come dicevi tu, io mi ricordo quando ho iniziato che io per anni mi vergognavo a fare i giochi alle persone perché dicevo non sono ancora pronto. Esatto. E ancora adesso mi sento in difficoltà quando mi chiedono qualcosa, perché dico sono in grado di farlo come va fatto prima di mettere in pratica. Infatti, quando ci si tiene qualcosa niente ragazzi, io chiuderei questo video, non ce la faccio più. Grazie Nick per il supporto morale, grazie a te e come sempre ragazzi, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanella, scrivete nei commenti i vostri pensieri e se avete qualche video da consigliarci anche positivo, ci mancherebbe, sì, no, anzi meglio ancora scrivetelo appunto nei commenti. Noi ci vediamo agli altri video, ciao.